Buongiorno, Bentrovati, siamo nel periodo di Yule, che fondamentalmente è la celebrazione del solstizio d'inverno, che inizia proprio col solstizio d'inverno e che si conclude il 1° di gennaio. Questa luna veramente ci apre le porte a qualcosa di veramente nuovo e sono giorni molto intensi e molto questa trasformativi. Luna viene anche chiamata nei testi antichi la luna di Yule, o anche la luna delle lunghe notti, o la luna fredda, perché brilla molto di più sull'orizzonte di tutte le altre lune dell'anno, quindi è una luna molto particolare ed porta con sé delle grandi riflessioni. L'abbiamo avuta il 10 gennaio, quest'anno invece capita alla fine dell'anno, che è molto simbolico perché molti di voi, molti non conoscono il significato esoterico dei segni zodiacali, che è molto più profondo di quello che noi conosciamo. E oggi vi parlerò un attimo proprio perché questa luna, in questi 12 giorni che ci separano dal giorno del solstizio d'inverno, quest'anno è venuto il 21 di dicembre e il 1° di gennaio, dove è il momento in cui si concludevano proprio le festività di Yule nella cultura celtica, si verifica un grandissimo passaggio o metamorfosi interiore di coscienza, cioè. E il 12 è molto importante perché fondamentalmente non è solo il nome delle 12 tribù di Israele, dei 12 segni zodiacali, dei 12 apostoli, no? Rappresenta proprio il passaggio, l'età di 12 anni all'età adulta, cioè all'età matura, è un processo iniziatico, no? E questa iniziazione quest'anno si conclude proprio col cancro. Noi conosciamo il cancro come la casa, il segno zodiacale associato al nutrimento, alla famiglia, ma in realtà è solo un aspetto. Il cancro rappresenta simbolicamente la nostra casa, che non è soltanto la casa fisica, tra l'altro è molto simbolico che ci sia stato chiesto particolarmente quest'anno di rimanere a casa e quindi di essere chiusi in questo guscio. Ricordatevi che il cancro si chiude nel proprio guscio, si ritira nel proprio guscio quando soprattutto ha paura, ma è la casa del profondo sentire, è un segno d'acqua, quindi di profonde emozioni. In più è anche governato dalla luna stessa e il governatore esoterico del cancro è Nettuno, che è il signore delle acque, lui che governa i mari, che è il signore anche del trascendere l'autoinganno, perché è in questa casa simbolica che è la nostra personalità, di quello che pensiamo, crediamo di essere, abbiamo sempre creduto di essere, che ci autoinganniamo e dobbiamo lasciare andare tutto il passato, perché anche la casa, il segno zodiacale, che è associato alle fini, conclusioni karmiche della vita. Quindi più che mai, più di qualunque altro momento, quest'anno è molto particolare. Alcuni mi hanno commentato all'inizio dell'era dell'acquario, ma perché è così importante celebrare questo momento che in realtà accadrà fra millenni? Da dove parte una pianta? I frutti di una pianta partono da dove noi posizioniamo il seme. Se il seme viene nutrito, viene la terra in cui viene posto, no? Quando noi seminiamo una pianta, dobbiamo guardare accuratamente dove la seminiamo, dove la mettiamo, come la nutriamo, perché questo darà gli effetti nel lungo tempo di quello che saranno i frutti, no? Di questo, del lavoro che abbiamo fatto seminando. Quindi non tralasciamo assolutamente questo momento, perché l'era dell'acquario sarà nel suo pieno picco fra 1000 anni, ma noi siamo coloro che mettono i semi di quella era e di quella epoca. E se vogliamo vederlo, dei nostri figli, dell'umanità, quindi c'è un, e se vogliamo anche vederlo come reincarnazione di dove noi saremo nel corso del tempo. Quindi non dobbiamo assolutamente ignorare le fondamenta. Ecco perché vi ho scritto, ho intitolato questo
questo video sulla Luna di Yule, proprio preparare le fondamenta, perché se le fondamenta non sono buone, il primo, tra virgolette, terremoto, le prime situazioni, la casa non reggerà il peso di quello che andrete a costruire. Molto importante quello che sta accadendo ed è molto importante su quello su cui costruiamo. Perché? Perché Yule, questa grandissima celebrità, che non so se sapete che la ghirlanda che mettete sulle vostre case è il simbolo di Yule, perché Yule vuol dire la ruota, è la ruota dell'anno, e Yule è il punto più basso della ruota dell'anno, naturalmente, perché è l'inverno in cui c'è l'oscurità più grande, ma è anche il punto della rinascita della vita, cioè da qui che parte la ruota ciclica dell'anno. Ed è molto interessante che finisca proprio con l'inizio, col 1º gennaio, che è l'inizio dell'anno nuovo, in cui entreremo totalmente in una nuova era. E la domanda da cui volevo partire, prima di darvi proprio parlarvi proprio della Luna, è parlare del meridiano che è associato al segno del Cancro, che in questi giorni è molto forte perché durerà fino alla prossima luna, che è il meridiano, guardate un po', dello stomaco. Questi giorni stiamo ingerendo, anche se non magari come nelle settimane passate, tanto cibo, perché è dallo stomaco che il corpo riceve il nutrimento e dalla digestione. E l'energia che poi riceve dalla digestione viene trasferita proprio a tutto il corpo. Infatti si chiama il meridiano dello stomaco il grande mare del nutrimento. E il meridiano dello stomaco, voi mi dite, ma perché, cosa c'entra? Ha proprio a che vedere con l'elemento terra. E l'elemento terra, il meridiano copiato è il meridiano della milza, è la promessa del raccolto. Ci parla di un grandissimo periodo di transizione e ha proprio a che vedere con la creazione di sé. È su quello di cui ci nutriamo che noi andiamo proprio a creare noi stessi. E l'elemento terra, no? Tutti gli elementi nella medicina cinese si riferiscono a, perché questo è un elemento della medicina cinese, si riferiscono a una direzione cardinale. L'elemento terra non ha una direzione nel senso stretto nord, sud, est, ovest. La direzione dell'elemento terra è il centro. Quindi ci chiede di andare al centro, ci chiede di essere centrati e ci pone il senso, no? Noi abbiamo 5 sensi associati all'elemento terra, è l'odorato. Ci pone una grandissima domanda perché ci chiede qual è la fragranza della vostra vita. Qual è stata la fragranza della vostra vita fino adesso? L'odore. Che cosa abbiamo immesso nelle nostre vite e di che cosa ci siamo nutriti? Perché il meridiano dello stomaco ha proprio a che vedere col nutrimento di se stessi, con il nutrimento, ricevere nuove idee, ricevere nuove informazioni, ricevere nuova energia. E dal punto di vista più alto, non dal punto di vista solo fisico, il meridiano dello stomaco è quello che ci permettere di ricevere l'energia cosmica, l'energia universale nei nostri corpi. Quindi, quando il meridiano dello stomaco non funziona in modo appropriato, non abbiamo la capacità di assimilare il nuovo, non abbiamo la capacità di. Abbiamo tante intolleranze, siamo estremamente critici, rifiutiamo qualunque cosa, siamo assolutamente preoccupati, pensiamo continuamente, abbiamo confusione, depressione, no? E dubbi, sono morti tutte le nostre speranze. Questa energia, è molto legata a quella anche dell'energia di questo momento, perché l'energia di questo momento è un'energia veramente, no, Covid ha creato tanto cambiamento.
Ma invece di combattere con questa energia, che è proprio questa energia di questa luna che si trova a 8 gradi e 53 in cancro, e 53 dice proprio si chiama smetti di combattere, ci sta chiedendo la vita di smettere di combattere per tornare al passato. Ci chiede di combattere col nuovo che sta arrivando, ci chiede un grande cambiamento, ci chiede di allinearci e ci chiede di veramente aprirci totalmente al nuovo. Il fatto che sia la luna in cancro che si conclude proprio l'ultima conclusiva di questo anno ci ricorda che abbiamo l'opportunità, per chi deciderà di farlo, per chi lo vorrà fare, perché la nostra coscienza è fondamentale, nel chiudere capitolo con noi stessi, capitolo con una parte delle nostre vite, cioè con quello che pensavamo di essere, o abbiamo pensato di essere fino a quel momento, quello che è stata la nostra vita. E prenderci questo momento di rifugio in casa, per una grande riflessione, perché qui la casa, che è il nostro corpo, che è anche la casa fisica, è la casa per mettere nuove fondamenta. Il nostro grande compito è portare nuove fondamenta nella nostra vita. E dobbiamo decidere proprio in queste settimane, in questi giorni, ultimi giorni, in realtà settimane no, come che cosa ancora dobbiamo liberarci. Perché accadranno situazioni, ricordatevi che il cancro è un segno d'acqua e l'acqua è turbolenta, quindi parla proprio anche questa luna di una crisi emotiva che avverrà molto probabilmente interiormente in relazione anche alla famiglia, perché è la casa anche della famiglia, come dicevo, dove vogliamo focalizzare, che ci porterà l'attenzione su dove vogliamo focalizzare la nostra energia, la nostra forza, la nostra decisione. La luna sarà alle 4:30 del mattino, ora italiana, quindi la notte tra il 23, 29 e il 30 è molto importante e ho deciso di analizzare anche virtualmente, simbolicamente, queste pagine, perché queste date, perché il 29 significa nella numerologia sacra, la partenza, è il coprire con qualcosa la propria casa. Cioè, pensate che stiamo parlando della casa, del cancro, con qualcosa di totalmente nuovo. No? Il 29 nei numeri sacri è composto dalla lettera Kaf, che vuol dire benedizione, con la lettera Tet, che vuol dire anche serpente. La benedizione del serpente, no? Serpente è simbolicamente grande risveglio. E poi vi parlerò anche del fatto che stiamo vivendo qualcosa di molto importante perché dal 9 di dicembre la Terra è entrata in una grandissima corrente galattica cosmica che avviene ogni 12.000 anni, questo entrato, ingresso in questa grande corrente particolare, per cui c'è un grandissimo movimento nei campi energetici della Terra, campi magnetici della Terra, non ne abbiamo tre in realtà, dove c'è un movimento di energia che dice proprio che nel cielo, stavo ascoltando oggi proprio un video, che nel cielo questa corrente sembra proprio come un grandissimo serpente, la chiamano il drago cinese, il serpente e il drago sono simboliche, e ci parlano proprio di un grandissimo ingresso che sta entrando questa energia nel nostro DNA, nella nostra struttura, tanto che parlava questo biogeologo che proprio per questa ciclicità è molto legato alle antiche profezie, perché sono andati gli studiosi indietro a guardare il significato di quello che era successo 12.000 anni fa e hanno notato appunto che erano accaduti grandi eventi sulla Terra. Quindi noi siamo entrati dal 9 di dicembre di nuovo in questa corrente e si sente, come alcuni di voi avete segnato molto forte, che a livello energetico nel cielo appare come serpenti e dragoni, no? Cioè correnti di energia. Sta muovendo il nostro DNA, poi vedrete che cosa c'entra anche il nostro DNA in questi giorni. Il 29, tutte le volte che abbiamo una ventina nei numeri, abbiamo un parto e il 29 è il giudizio, viene chiamato il numero del giudizio dello Spirito Santo, cioè legato al battesimo del fuoco, cioè stiamo vivendo la notte tra il 29 e appunto il 30 e il fatto che sia in alcuni posti il 29, perché in America, sarà il 29 è proprio il discorso delle aree temporali della Terra, 9 che è l'eremita,
e due nei tarocchi la sacerdotessa, ci viene un grande processo di interiorizzazione, e questo battesimo del fuoco, del battesimo dello Spirito Santo, vuol dire che una nuova energia di fuoco sta entrando profondamente nelle nostre vite. Il fuoco, ricordatevi, è legato allo spirito. Il fuoco è l'energia del sole, il fuoco che brucia dentro di noi, quindi sta attivando una fortissima spinta dentro di noi, una grandissima trasformazione, perché ci sta preparando l'energia del 30. Il 30 della numerologia sacra significa l'autorità, la leadership, il dedicarsi al governo, all'autorità interiore. Le lettere ebraiche è la Lamed, che è la contemplazione del cuore, cioè ricevere l'intuizione per portare entro nel cuore, e ci chiede di dedicarci al nostro vero compito, alla nostra, tra virgolette, servizio divino, missione divina, cioè quello per cui siamo qui. La trentesima volta in cui il nome di Gesù viene menzionato nel libro di Matteo, verso libro 9, verso 2, è quando parla di un uomo guarito dalla paralisi. Dice proprio, naturalmente parafrasato, non sono le parole esatte: prendi il coraggio, mio figlio mio, i tuoi peccati sono perdonati. Quando parliamo di peccati, naturalmente dobbiamo pensare non ai peccati come peccato, però peccato vuol dire mancare il bersaglio, cioè tutto quello che hai fatto fino a questo momento ti viene perdonato, nel senso ti viene trasceso, e tu non sei più paralitico, vuol dire simbolico, non sei più incapace di non muoverti, cioè quindi ti sta spingendo ad andare veramente avanti. E il 12, che è il mese dove vi ho parlato, è la carta dell'appeso, una carta in cui ci viene chiesto di lasciare andare tutto quello che avremmo voluto. Avremmo voluto un Natale diverso, avremmo voluto questo, avremmo voluto quello, quest'anno lasciatelo andare. Tutto quello che avreste voluto, e stiamo con quello che c'è, perché altrimenti perdiamo l'energia del momento. La nostra mente è sempre focalizzata nell'avanti, no? Andare avanti in un futuro che non si sa come sarà, mettiamo i nostri desideri nel futuro e perdiamo di vista il presente. La visione avviene nel presente, non nel futuro. Poi ci guida verso il futuro, ma la visione è nel presente. 30 è questo 12, che sono 2-3, che fanno 33, ci chiede di eliminare, vuol dire un segno, no? Ci chiede proprio di eliminare ogni vecchio schema di pensiero che noi avevamo, i vecchi schemi pensiero. Ti dice 33, non essere più la vittima di qualcosa, che perché il 33 è anche la vittima, ma è cominciare a vedere uno con tutto quello che sta accadendo. Questa trasformazione che sta accadendo nel mondo sta accadendo anche nella nostra casa, cioè dentro di noi. Tutto è bene. In inglese c'è una frase che dicevano, che i miei insegnanti mi hanno ripetuto costantemente: all is well and will be well. Tutto è bene e andrà bene. Dobbiamo solo imparare a fidarci, che è proprio la grande tematica di questa luna. E questo 33 è un 6 che con il 4 del 2020 fa un 64, la costruzione di un nuovo tempio. Anche la numerologia ci parla, insieme al segno del cancro, della costruzione di una nuova casa, di un nuovo tempio, cioè questo, con questa grande energia che sta entrando nel nostro DNA, quello che sta portandoci, 64 è un 10-1, ci sta chiedendo di dare un nuovo inizio, l'uno è un nuovo inizio. È l'angelo della distruzione, ma in senso positivo, per costruire qualcosa che è veramente in armonia con l'unità delle nostre vite. L'uno è la volontà, una nuova volontà, un nuovo potere, nel senso in inglese è power, una nuova forza che muove le nostre vite. Quindi si sta nella profonda oscurità di queste notti, lunghe notti, si sta preparando una nuova volontà, il seme di una nuova volontà. 30 e 12 fa 42. Questo 42 nei numeri, nella Kabbalah, è il, secondo la tradizione cabalistica, è il numero con cui Dio ha creato l'intero universo. Quindi vedete che c'è proprio una forza, no? E è l'angolo a 42 gradi, è l'angolo critico per cui appare l'arcobaleno. Il 42 si riferisce nell'antica tradizione egiziana alle 42 parti di Osiride distribuite in Egitto, non so, sapete la storia di Osiride,
E il 42 sono anche le 42 domande che venivano fatte a una persona nel suo viaggio verso la morte. E sono anche le 42 stazioni dell'Esodo. Okay? Quindi nel loro pregnare verso la Terra Santa hanno dovuto fermarsi 42 volte. Quindi vedete che c'è un processo di disseminazione, è una prova, ma anche di riunificazione dell'arcobaleno. E ricordatevi che l'arcobaleno è simbolico di ciò che ci porta in alto verso il cielo, verso la connessione di questo corpo con la sé superiore, quindi e gli arcobaleno sono i sette chakra, quindi sta avvenendo, è un angolo critico che crea una nuova luce, l'arcobaleno, è una nuova scala, è una nuova energia verso il mondo, sta a noi veramente trovarla. La somma totale del giorno in cui avviene la luna per noi in Italia è il 46. Che cos'è il 46? Il 46 è molto importante perché il 46 si riferisce al DNA, cioè nel nostro DNA abbiamo 22 coppie, noi abbiamo 23 cromosomi per 2 che fa 46, e quindi viene, questo DNA è stato costruito da Dio e dall'esistenza, inteso Dio come l'esistenza, e fondamentalmente l'autore è Dio, e quindi ci chiede è la costruzione del tempio del nostro corpo. Dal DNA noi abbiamo le informazioni con cui poi noi andiamo a creare le proteine attraverso gli aminoacidi che sono legati alle lettere ebraiche che formano tra i nomi degli angeli. Quindi la casa, il cancro, ci sta chiedendo di ricostruire il nostro corpo, di portare la luce nel nostro corpo, e questa luce sta arrivando con grandissima intensità grazie anche a questa grandissima corrente cosmica in cui siamo entrati, che sta veramente cambiando totalmente anche la nostra struttura. Molti di voi mi dicono che in questi giorni non riescono a dormire, non riescono, fanno molta fatica. È proprio questa forte intensità energetica, e dobbiamo permettere che questo accada, perché l'universo sta, tra virgolette, comunicando con noi, portando una nuova, diciamo così, un aggiornamento di software. Possiamo vederlo proprio in questo modo, e dobbiamo permettere questa energia in cui il sistema solare, il campo della Terra è entrato, veramente fare questo grande lavoro. Guardavo appunto questo video, parlava di alcuni, appunto, di tutte queste informazioni ricevute dalla NASA. Il punto, perché alcuni mi dicono chi è che dorme troppo, ognuno di noi reagisce a questa energia in un grande in modo diverso. Possiamo sentirci anche estremamente stanchi. Questa è un'altra modalità in cui può avvenire questo grande passaggio, e cerchiamo di lasciare andare. Tanti pensieri verranno dentro di noi, no? Quindi possiamo dormire, essere molto stanchi, sentire la stanchezza della vita, sentire la stanchezza del momento, o inquieti, anche se siamo stanchi, qualunque cosa sia, perché ognuno di noi è diverso e risponde in modo diverso sulla base della propria storia. Però sappiate che c'è questo grande, grandissimo movimento che sta accadendo dentro di noi. Se ci sono problemi proprio allo stomaco in questi giorni, sappiate che è dovuto a questa grande energia in atto. Questa luna sarà 8 gradi e 53, sarà una luna piena, quindi la luna piena ci parla di un raccolto, stiamo raccogliendo qualcosa. L'otto è il pesare il nostro cuore, valutare nel cuore, ed è anche il grande allineamento interiore. Io lo chiamo l'otto, il grande macinino del caffè, che sta distruggendo tutto quello che non ci serve più. Prendiamoci questi giorni per veramente, perché l'otto è la discriminazione, un grandissimo discernimento tra quello che sentiamo, cioè quello che sentiamo di dover lasciare andare, di solito facciamo sempre così verso la fine dell'anno, e prepararci al ritorno, tra virgolette, al lavoro in modo nuovo, totalmente nuovo. E un 53 dice proprio smetti di combattere, non combattiamo più con c'è stato. Se continuiamo a investire energia
nel passato, non andiamo da nessuna parte nel futuro. Luna parla chiaramente di un'energia future oriented, rivolta al futuro, ed è dobbiamo guardare a quel futuro ora, perché la vita va solo avanti, non va indietro e non si creano mai le stesse condizioni perché il passato è già stato. Questo 53 dice proprio smetti di combattere, guarda proprio quello che sei. E 53 di nuovo un altro 8 che crea un 88, che è un numero maestro, un numero doppio, un numero maestro che si chiama proprio i signori del karma e del dharma, i signori della distruzione, perché ci parla proprio, c'è un grandissimo, una nuovissima forza, la grande forza della vita sta generando una forte e intensa vibrazione che viene portata all'interno delle nostre coscienze, che ci chiede di distruggere di nuovo il vecchio, perché l'88 è distruggere il vecchio, per costruire il nuovo. L'8 è anche un numero di grande successo. L'88 ci parla anche proprio di un grandissimo miracolo di lievitazione, no? Il simbolo sabbiano del sole è un angelo, porta un'arpa. Ed è bellissimo perché in questi giorni sto proprio parlando di angeli, l'importanza degli angeli, del nostro angelo. Questo simbolo sabbiano ci invita, ci porta ad avere, a avere una rivelazione, a sintonizzarci proprio col grande, la grande ritmo della grande vita. Questo è quello che ci viene chiesto. E il simbolo della luna è invece una piccola, una giovane ragazza piegata su un laghetto cercando di prendere un pesce, cioè la richiesta, simbolicamente il pesce è la comprensione spirituale, no? Quindi ci viene chiesto, stiamo cercando di comprendere la vita. La vita la possiamo comprendere non con la nostra mente, parlo del nostro intelletto, ma se ci apriamo, adesso vi dico qualcosa sul cancro, proprio a una rivelazione diversa. Noi conosciamo, come vi ho detto, il cancro come un simbolo d'acqua, come è l'acqua estiva, perché il cancro inizia proprio con l'inizio dell'estate. Tra l'altro siamo entrati ora nel governo dell'Arcangelo Gabriele, proprio col solstizio, che è legato all'acqua, all'energia dell'acqua e alla purificazione delle acque, contrapposto al fuoco, Uriele, che è proprio il simbolo dell'arcangelo che governa l'estate. È un segno zodiacale legato al colore oro, e è anche simbolicamente il segno zodiacale che vale per tutti dell'ingresso in questa nel template astrologico, ingresso nell'incarnazione, che viene chiamata anche il luogo della morte e dell'imprigionamento per una grande rivelazione. Cioè noi tutti nel nostro tema zodiacale entriamo nel nostro tema simbolicamente dall'imocelo, cioè dalla bassa parte più bassa del nostro tema, che è governato nel template, cioè nel modello astrologico, dal cancro, ci porta dentro una totale nuova energia, perché ci deve liberare dalle vecchie credenze. Noi, la luna rappresenta quello che pensavamo di essere. Il nostro segno non ci dice come pensiamo i nostri bisogni, no, questa non è corretto. La luna rappresenta nel nostro tema zodiacale come pensavamo nelle altre vite, ed ecco perché i cicli della luna ci portano costantemente a delle trasformazioni, perché ci sta portando a pulire questa luna, cioè queste vecchie credenze, per andare verso quella che viene chiamata la legge della rinascita, la nuova rinascita, no? Noi tendiamo nel cancro a rimanere nell'autopreservazione, nella sopravvivenza, nell'autoinganno, ecco perché il pianeta, il governatore esoterico e gerarchico del cancro è Nettuno, perché Nettuno è l'autoinganno quando è nella difficoltà, quando invece è nella grande significato, è proprio la liberazione. Ed è il simbolo della coscienza di massa, e il cancro governa il petto. E ci chiede di nutrire di nuovo il nostro sé profondo, di guardare veramente quelle che sono le nostre fondamenta. E petto, nell'antico ebraico, si diceva teba. Teba è una parola che significa arca,
Ed è stato, lo troviamo per la prima volta nel secondo capitolo dell'Esodo, quando viene descritta come si dice, la barca di papiro con cui, la piccola barchetta di papiro in cui viene trovato Mosè, e poi viene usato una seconda volta in riferimento all'arca di Noè, che è l'arca della sicurezza, della certezza. Nell'antico egizio, nella lingua egiziana, Teb deriva da Teb, che vuol dire di nuovo petto. E Tebab da arca, no, è stato tradotto come arca, ma è la sorgente degli arcani maggiori. La parola arcano maggiore dei tarocchi, i tarocchi custodiscono, perché nell'arca, cioè nel petto, è custodito il nostro cuore, il segreto del nostro cuore. Quindi i tarocchi esoterici ci parlano proprio di un viaggio che noi possiamo fare interiori, non sono predizione, sono il viaggio, la descrizione, un supporto al viaggio che noi stiamo facendo dentro noi stessi per riconoscere e trovare questo senso in questo lavoro che stiamo facendo di andare a rivelare l'arca interiore, cioè ciò che è nascosto nel nostro petto, perché voi sapete che anche il nostro petto, le nostre costole rappresentano proprio una custodia di qualcosa che è molto profondo. E nel nostro petto c'è il nostro cuore, ci sono i nostri polmoni e c'è un nuovo respiro di vita, perché il cancro ci chiede proprio di inspirare lo spirito, inspirare la nuova vita, spirito, inspirare la nuova vita per andare proprio verso di noi. Ed è nel petto che noi abbiamo l'angelo del cuore, che è legato simbolicamente alla lettera ebraica Aleph, che è l'unità fra il cielo e la terra. Nel petto noi abbiamo la camera segreta del cuore, dove abbiamo la rivelazione della voce interiore, della nostra anima. Quando accade il risveglio attraverso la centratura, ricordatevi che il cancro è l'elemento terra, quindi ci chiede di centrarci, centrarci sul nostro centro, che è appunto alla zona intorno all'ombelico, e riceveremo la rivelazione nel cuore, perché è da lì che si apre la camera segreta del cuore. È un momento molto forte, molto, lo dico sempre, ma in realtà sono molto stupita dalle meraviglie, della vita, di grande, trasformazione. Quindi vi volevo far vedere questa luna, che è molto particolare, perché qui abbiamo questo Sole, questa luna, guardate quanti pianeti ci sono, molto importanti è il trigono che si formerà con il nodo nord, la Lilith, scusatemi, e Urano, e anche la connessione con Chirone e con Cerere. E qua vorrei dire due parole. Urano sta veramente spingendo a chiederci di unire il nostro passato col nostro futuro. Urano è la voce di Dio, ci sta spingendo a superare le nostre paure di questo salto nel nuovo, e di andare verso il nuovo. Ci viene chiesto di scoprire veramente nuove modalità di vita. È imperativa questa richiesta che ci viene fatta dalla vita, cioè non dobbiamo andare assolutamente verso il nuovo. Se lo facciamo, i conflitti si risolveranno, è assicurato. Dobbiamo veramente avere, concretizzare e manifestare questo ideale che è quello che avevamo dentro, quello che sentiamo dentro di noi, cioè usciamo dalle paure che ci hanno tenute fermi nel passato. Cerere, che tra l'altro è anche la nuova bottiglia Aura Soma, ed è la dea dell'agricoltura, del ciclo della rinascita e della morte, che si trova in pesci adesso, a 11 gradi pesci. Sta dicendo che siamo esaminati, siamo testati, da prova della capacità di assumerci la responsabilità di chi veramente sentiamo di essere, di aprirci totalmente verso questa energia, questo processo di individuazione. Usciamo dalla vecchia prigionia del mentale, no? Apriamoci totalmente a nuovo. La luna è opposta al sole e Mercurio, no? Quindi ci viene chiesto di rifiutare totalmente le vecchie strutture del passato, muoverci verso di noi. Quindi si stanno formando nuovi archetipi, nuove modalità. Dobbiamo proprio ripudiare il vecchio sé e
ci sarà una tempesta, una crisi, perché c'è questo Urano. Urano è rivoluzionario, quindi sta muovendo le acque dentro di noi. Ricordatevi che l'acqua contiene le vecchie memorie, contiene le vecchie pensieri, grande energia di trasformazione interiore che ci sta spingendo a liberarci. Quindi scegliete, rivedete il vostro atteggiamento, qualunque cosa accadrà. Rivedete il vostro atteggiamento, rivedete, rivalutate voi stessi, decidete di mettere quel seme nuovo e di trascendere proprio le tematiche di sopravvivenza del passato, perché dobbiamo fidarci di dove l'anima ci vuole portare, di dove la grande vita ci sta portando. L'alba della nuova era è proprio annunciata su più livelli. È molto importante il nuovo essere. I nodi lunare che sono in gemelli proprio ci dice: lascia andare il vecchio, preparati verso compi quella preparazione che ti porta verso un nuovo livello dell'essere. Il 2021 è la manifestazione di un ideale, è la manifestazione di un seme. Quindi questa nuova energia questo 2020 ha portato questa grande morte. Tra l'altro il cancro si chiama la tomba di Lazzaro nei tempi antichi, no? Quindi da cui Lazzaro risorge da una morte. Eravamo morti a un livello. Perché le vecchie idee, le vecchie preoccupazioni, la vecchia vita. Dobbiamo aprirci a dove la vita ci sta portando e le idee vengono solo attraverso l'intuizione. E il cancro, nel momento in cui invece di rimanere in quel tornado di emozioni, di paure, inizia veramente a ascoltare la propria intuizione e la voce, che è Mercurio, è la voce di Dio, che è Urano, comincia a comprendere il piano che si manifesta non subito, nel tempo. Stiamo mettendo un seme. Chirone, come vi ho detto, che crea un angolo, una quadratura con questa luna, Chirone è il guaritore, è in Ariete, che è ci sta dando potere, è la nostra vecchia ferita, ma che può essere usata come anche una guarigione, è il guaritore. Quindi usiamo la forza di Chirone, del centauro, perché dobbiamo empower ourselves, dare forza a noi stessi, a chi sentiamo profondamente nel essere. Se noi continuiamo a nutrire le vecchie idee, le vecchie paure, quelle idee ci porteranno verso la distruzione, perché è il 88 proprio la crisi interiore, perché ricordatevi che se non riesco a far entrare il nuovo con lo stomaco, no, il meridiano dello stomaco, rimango attaccato al vecchio, continuo a essere preoccupato e diciamo così non mi nutro. Quindi anche chi in questi giorni sta sentendo tematiche di stomaco, spazzate via il vecchio, spazzate via il vecchio, state qualche giorno a mente totalmente vuota per ricevere l'intuizione. Volevo chiudere con questa frase che è presa dal vecchio commentario, un antico libro di astrologia. Coloro che hanno chiesto di essere salvati hanno pianto, le loro voci sono penetrate nel mondo senza forme. E lì hanno evocato una risposta. Quando chiediamo di essere salvati, non dobbiamo avere anche l'idea di come dobbiamo essere salvati, perché altrimenti nell'avere un'idea di come dobbiamo essere salvati, perdiamo la barca che sta passando per salvarci. Arca, Teba vuol dire anche arca, no? La barca della salvezza. La salvezza non viene come pensiamo noi. Se noi continuiamo a avere un'idea di come essere salvati, annegheremo simbolicamente nelle acque personali. Quindi apriamoci proprio a fidarci di come sta avvenendo questa salvezza, a lasciarci guidare. Mi viene in mente la vecchia storia Buddha che apparì a un uomo nascosto in pieno inverno mentre portava la statua del Buddha da un paese all'altro. Il Buddha gli dice: era una statua di legno, gli dice bruciami, e lui dice: non posso bruciarti, e l'uomo muore. Quindi no, non siamo aggrappati a troppe credenze, lasciamo andare le vecchie forme pensiero e lasciamoci guidare dall'intuizione, intuizione, la guida interiore. Questa è la vera forza del cancro, non le acque che ci provoca, le turbolenze, ma il nuovo. Mi è piaciuta molto la frase di
Bruce Lipton in una conferenza dove diceva proprio come l'influenza dei grandi dei pianeti sia assolutamente importante. Bruce Lipton, grande biologo mondiale, nelle nostre vite. Lasciate andare, ognuno è libero di vedere le cose come vuole, diciamo ogni cosa. Siamo tutti esseri di luce e tutti dobbiamo essere accolti. Lasciate andare. Vi abbraccio forte e buona giornata. Ciao ciao, buona luna.